dirlo, da uno dei dischi più belli del mondo mondiale? Possiamo dirlo, Carole King, You've Got a Friend, che è la prima scelta musicale dei nostri ospiti Leonardo Follieri e Jessica Testa, che sono al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie dell'invito. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, parliamo di Nice to Rock You, incontri che hanno fatto la storia della musica, pubblicato da Epli, che avete scritto insieme a Ezio Guaitamacchi e che è effettivamente una raccolta di incontri. Adesso poi vediamo, diciamo, sotto che luce vanno visti questi incontri, però intanto già questa prima scelta musicale ci racconta uno di questi sodalizi. Lascerei a voi il racconto, non so quale Jessica ha scelto questo brano. Raccontaci l'incontro. Abbiamo cominciato proprio bene, come si direbbe, con il botto. Rock. Eh sì, perché questo è uno degli incontri, dei 30 incontri che abbiamo raccontato in questo libro che è appena uscito, e l'ho scelto perché quella tra Carole King e James Taylor è una delle mie storie preferite, perché mi sono resa conto che credere ancora davvero nella amicizia pura tra uomo e donna non è più così semplice, scontato. Siamo talmente bombardati da sottotesto che insomma è difficile dare credito davvero a un'amicizia così pura e profonda come è stata la loro, che si sono incontrati nel 67 quando Carole King era già un'autrice diciamo sulla cresta dell'onda, scriveva dei pezzi che sono stati fondamentali per la storia della musica con suo marito Jerry Goffin. Vi faccio un esempio: You Make Me Feel Like a Natural Woman, che è stato un cavallo di battaglia di Aretha Franklin, oppure Will You Love Me Tomorrow delle Shirelles, che poi è stata anche una delle canzoni preferite di Amy Winehouse. E per cui quando ha incontrato James Taylor, nonostante lei fosse già un'autrice appunto molto in vista nell'ambito del Bill Building a New York, è rimasta colpita dal modo di cantare e di stare sul palco di questo ragazzo giovane, il quale invece quando l'ha vista la prima volta si è dimostrato molto intimidito, quindi non è riuscito neanche ad esprimerle tutta la sua ammirazione. E comunque il nodo centrale è stato che grazie a questo incontro Carole King ha iniziato ad un certo punto non solo a scrivere ma anche ad interpretare i suoi brani, e per fortuna, direi, grazie a James Taylor. Se il risultato è questo, meno sì, male. Perché poi lei aveva un'insicurezza legata anche al suo aspetto, purtroppo, come molte donne, no, che lavorano anche nel mondo dello spettacolo, ovviamente non per colpa loro ma per colpa di quello che sappiamo essere il mondo e quindi diciamo che aveva un po', diciamo, di timore da quel punto di vista. Poi vabbè, sappiamo che questa cosa non ha assolutamente senso, però è chiaro che come ogni persona, ecco, le proprie insicurezze diventano a volte dei mostri da combattere, nel suo caso anche. Esattamente. Noi prima abbiamo, nel precedente blocco, abbiamo parlato di scienza, ma qui siamo veramente nello stesso alveo, perlomeno semantico, perché scienza chimica, qui stiamo parlando di incontri, cioè due realtà, due universi che si incontrano e producono una terza, un terzo universo, un universo canoro, artistico. Voi avete un po', diciamo, scelto delle vie diverse, no, del racconto dell'incontro, perché ci sono incontri, e in questo avete suddiviso poi il libro, incontri che hanno fatto epoca, incontri, leggo insomma le parti, no? Incontri di anime gemelle, incontri fra arte e business, incontri avvenuti per caso, incontri tra amici, perché in effetti quello che succede nella musica, che insomma credo succeda spesso negli ambiti artistici, è il fatto che le relazioni poi producono degli effetti enormi, che possono essere relazioni, diciamo, anche affettive, no, ma anche semplicemente di business. Sappiamo quanto, per esempio, un incontro tra un produttore o una produttrice e un artista possa cambiare anche proprio il modo stesso di creare arte. E vorrei, Leonardo, a questo punto, che ci raccontassi un pochino come ti sei approcciato a questo progetto, se c'erano degli incontri che volevi già raccontare o delle cose che invece hai scoperto in corso d'opera. Beh, c'erano degli incontri che sicuramente già volevo raccontare, o meglio, volevo approfondire, perché tanti incontri li conoscevamo, ma sapevamo soltanto il momento in cui si erano incontrati, perché spesso
da Wikipedia in giù o in su, vedete voi come fare questo tipo di, come considerare questo tipo di ricerca, c'era più o meno una traccia di questi incontri, però a volte appunto non ci si era soffermati più di tanto. In fondo gli incontri anche proprio di vita, perché questi sono incontri di vita per tutti noi, cambiano in un senso o nell'altro le nostre vite stesse. Mm-hmm. E quindi a me interessava proprio capire come si erano conosciuti nello specifico alcuni di questi artisti. Per esempio, io sapevo degli incontri, sapevo che l'anello di congiunzione per l'incontro tra Nick Mason, tra Roger Waters e David Gilmour, ma quindi comunque tra i vari Pink Floyd, fu Syd Barrett, quindi il fondatore del gruppo, che poi a un certo punto viene estromesso dalla band per suoi problemi personali, anche legato all'uso di sostanze. Ma poi c'erano anche tanti incontri, ad esempio io sapevo che gli Eurythmics, Annie Lennox e Dave Stewart, avevano smesso di essere una coppia, nel senso che avevano deciso di porre fine alla loro relazione amorosa quando decidono di fondare gli Eurythmics. Però proprio tutto il passaggio, come è avvenuto, non lo conoscevo, e quello rimane uno degli incontri più bizzarri, perché in sintesi Dave Stewart, chitarrista inglese che già diciamo è iscritto al club di sesso, droga e rock and roll, comunque amante della musica, appassionato di musica, conosce Annie Lennox, scozzese, cameriera che lavorava in un ristorante vegetariano, e il primo incontro avviene quando lui scrive attraverso i vetri umidi per una giornata particolarmente con la nebbia a Londra, scrive sui vetri di questo ristorante in cui lavorava Annie Lennox: "Will you marry me?", cioè vuoi sposarmi? Questo è stato il primo incontro tra Annie Lennox e Dave Stewart. Poi Dave Stewart non si sposeranno i due, ma nascerà dapprima una grande amicizia, una grande passione per la musica, poi anche una relazione amorosa, suoneranno insieme in un gruppo, ma quando questo gruppo si scioglierà, loro decideranno di dare vita agli Eurythmics. Mm-hmm. Ma questi sono solo alcuni degli esempi di questi 30 incontri. Che coatto Dave Stewart, possiamo dirlo? che coatto Dave Stewart, possiamo dire? Sì, un gergo romano, diciamo. Al punto, diciamo così, ma poi... diciamo, grazie alla loro passione, loro sono riusciti a mantenere il rapporto. Prima Jessica parlava dell'amicizia tra Carole King e James Taylor, anche loro sono riusciti a mantenere un rapporto solido. Anche questo, poi a un certo punto gli Eurythmics si sciolgono, poi si riuniscono, però sono riusciti ad andare avanti, hanno detto portiamo avanti la nostra passione per la musica, e questo poi li ha resi grandi, come sappiamo. All'interno di Next to Rockio è impossibile non trovare, o meglio non ritrovare, delle degli artisti preferiti, o specialmente in questo contesto Radio Elettrica potrebbe tranquillamente prendere tutto Next to Rockio, farlo a pezzettini e fare una maratona, programmazione completa possibilmente attribuendo crediti agli autori, certo, o magari ospitandoli. Però appunto c'è proprio un legame, visto che appunto si parla di persone, appunto Roger Waters e Dave Gilmour, siamo anche dalle parti della mascolinità tossica a un certo punto, appunto siamo proprio parliamo di persone che si incastrano, persone con una anche sensibilità artistica sicuramente notevole, tali da produrre questa musica. A livello proprio umano, Jessica, tra questi incontri c'è qualcuno che magari ti ha stupito tanto anche in virtù della presenza, della celebrità del brano musicale che ha prodotto, della produzione musicale che ha realizzato? Che è venuto fuori. Qualcosa che proprio ti ha spiazzato e no, questa cosa la devo assolutamente approfondire. Allora, forse spiazzato completamente no, ma c'è una storia, un personaggio a cui io non so, mi sento particolarmente legata, che è Tina Turner, perché secondo me ha una storia folle, ha una storia incredibile, una ragazza con un talento, una ragazzina, perché viene scoperta che è solo una ragazzina, da quello che poi diventa suo marito, ma anche il suo
come dire, controllore sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista artistico, quando comincia a portarla in giro e sul palco con lui, dal punto di vista economico comincia davvero ad agire una forza ed una violenza ad un certo punto della sua vita, dalla quale lei ci metterà moltissimo ad uscire. Ed è un personaggio a cui sono molto legata, perché poi leggendo anche le cose che ha scritto lei di se stessa, la sua biografia, le cose che altri artisti hanno scritto dopo aver lavorato con lei, comunque era una forza della natura. Sì. È riuscita a mettere nella sua artisticità anche moltissima sensibilità. E quello che io raccontiamo all'interno di Nice to Rock è l'incontro con un altro genio musicale, produttore, l'inventore del Wall of Sound, che è Phil Spector, il quale è stato davvero il primo probabilmente a rendersi conto non solo del talento di Tina Turner, ma del fatto che lei in qualche modo potesse metterlo al servizio della musica e di noi tutti poi appassionati di musica in un altro modo rispetto a quello a cui lei era abituata, forzata in qualche modo un pochino da Ike Turner. Quindi ha creduto in lei, le ha scritto una canzone, e quello che racconto io nello specifico nel libro è il primo incontro che c'è stato tra i due in casa di Phil Spector a Los Angeles, ed è molto, molto carino, perché lei lo definisce davvero uno spartiacque nella sua vita artistica e di donna. Quindi si renderà conto che da quel momento in poi sarà in grado di utilizzare il suo magnifico strumento che è la sua voce anche in un altro modo rispetto a quello che ha fatto fino a quel momento, gestita appunto da Ike Turner. C'è anche da dire che dopo aver letto il vostro libro, alcune performance, alcune canzoni anche scritte o interpretate guadagnano profondità, hanno una luce a volte molto spesso un po' più cupa alle spalle, dopo appunto aver apprezzato i lustrini che arrivano dal palco, c'è spesso un'ombra dietro, ma appunto l'ombra è sintomo di profondità che appunto il vostro lavoro regala a magari brani celeberrimi come quelli che abbiamo citato o quelli citati nel libro. C'è una cosa che apprezzo molto, infatti, che tu dica questa cosa, perché quello che è stato cercato di fare è stato proprio dare umanità a questi personaggi che un po' per tutti noi sono dei punti di riferimento, no? Sì. Quindi questa cosa è importante che venga fuori, è bella. Le icone sono di per sé bidimensionali. Sì, certo, diciamo che quando ogni volta che si fa un lavoro di ricerca, e poi adesso infatti vengo alla domanda sulla ricerca, è sempre innanzitutto un servizio per coloro che leggono, insomma, e anche immagino un arricchimento vostro, ma anche un arricchimento proprio dello sguardo rispetto a una realtà. Faccio un piccolo riferimento alla prefazione di Manuel Agnelli, perché devo dire che mi ha colpita, perché lui racconta un incontro interessante, cioè lui racconta come il suo modo di ascoltare innanzitutto la musica sia stato influenzato da un incontro, dagli incontri scolastici, anzi proprio dalla scelta della scuola, del liceo, dell'istituto agrario. E questa cosa mi ha molto colpita, perché ho pensato che effettivamente quello che poi forma i nostri gusti musicali molto spesso è proprio l'incontro. Certo. Cioè non è che ci arriva dal cielo, no, la musica, che a volte sì, nel senso che a volte magari ascoltiamo casualmente delle cose che poi scopriamo piacerci, però possono essere i genitori, possono essere degli amici. E Manuel Agnelli fa un interessante discorso dicendo che fino al momento, diciamo, di scegliere di frequentare poi l'istituto agrario, lui aveva sempre avuto un certo tipo di gusto musicale, no, classica e molto prog, fino a che incontra invece i gusti più punk dei suoi compagni di scuola, che all'inizio snobba anche un po', no? Lui dice: io passavo per snob, non stento a crederci, perché infatti Agnelli c'ha anche un po' questo physique du rôle, no? Sì. E invece me lo sono immaginato che si sorprende. Allora volevo chiedere a voi qual è stato il vostro incontro musicale, intendo a questo punto con la musica ascoltata, però se avete anche musica suonata va bene lo stesso, che vi ha un po' cambiati rispetto ai vostri gusti prima dell'attività giornalistica? Sì, sì, o prima o durante, scegliete voi. Lorenzo, anzi Leonardo, no, scusa. Allora, Leo, vai tu. Sì, vado io. Prima citavo i Pink Floyd e ricordo proprio la cassetta dei miei zii originale con la copertina di Wish You Were Here, mm-hmm. Quindi con questi due uomini, uno che stringe la mano all'altro. Incontro pure qui, sta bruciando proprio letteralmente, perché vedete quest'uomo in fiamme, era uno stuntman tra l'altro che aveva fatto
si era sottoposto, diciamo così, a questa prova, e quindi io Wish You Were Here ricordo benissimo, ricordo anche l'attesa di Shine On You Crazy Diamond prima che arrivasse proprio la chitarra inconfondibile di David Gilmour. Io non ero andato avanti per capire cosa ci fosse, io ero lì curioso di ascoltare la sua chitarra, mm-hmm. ma ricordo tranquillamente il Greatest Hits 2 dei Queen, mm-hmm. Perché arrivò in casa regalato da una zia. Ricordo tanti momenti di questo tipo, cioè, come diciamo anche nella nostra introduzione, noi ricordiamo perfettamente i momenti in cui, cioè, almeno parlo per gli appassionati, ma ricordiamo senz'altro quando abbiamo ascoltato per la prima volta i Led Zeppelin. Ringrazio un mio amico Riccardo, che immagino non stia ascoltando in questo momento, perché non so neanche adesso dove si trovi, ma al liceo mi prestò proprio il CD dei Led Zeppelin dicendo ascolta loro. Poi io sono arrivato al liceo per ascoltarli, perché magari in casa si ascoltavano meno questo, certo, genere di musica, però ascoltai i Led Zeppelin, il primo brano era di Remasters, il primo brano era Communication Breakdown, e dissi ma bellissimo, cioè, quindi fu anche quello folgorato proprio subito al primo istante. E devo dire che poi anche parlando della prefazione di Manuel, è stato un grandissimo regalo che ci ha fatto, e siamo molto orgogliosi di avere lui, che proprio ci ha raccontato i suoi incontri. Quindi prima citavi quello dell'Istituto Tecnico Agrario, poi c'è anche quello della Vox Pop, mm-hmm. quindi parla di una storia molto milanese, ma che riguarda proprio una voglia di fare musica, di emergere, una gavetta che poi fanno anche tutti questi artisti che abbiamo raccontato, perché adesso sono grandi artisti, sono conosciutissimi, ma quando si incontrano quasi sempre sono appunto dei ragazzi, degli adolescenti, sono appassionati di musica e sono poi determinati, dimostreranno di essere determinati per diventare i grandi artisti che poi adesso ancora celebriamo. Certo. Mm-hmm. Jessica. Beh, io devo dire che il mio incontro lo faccio risalire necessariamente in casa. Per me il ricordo primo legato alla musica è la fisarmonica di mio nonno, che sentivo quando tornavo da scuola, che usciva dalle finestre, ed è un ricordo che proprio porto nel cuore. E poi sì, la famiglia, mio padre che mi ha introdotto a tutto il rock, al progressive rock, fino a che poi contestualmente ai miei anni di studio in conservatorio, quando ero poco più che adolescente, ho cominciato a suonare, insomma, con degli amici che invece mi hanno aperto al mondo della West Coast americana, e poi con altri amici un po' di jazz. Quindi se faccio mente locale, sì, ricordo molti momenti in cui ho ascoltato dei dischi per la prima volta, soprattutto quelli di prog, perché vi ripeto, lo facevo davvero in casa con i vinili di mio padre. Però insomma mi sono sempre circondata di persone che mi hanno fatto scoprire cose nuove, cioè sono sempre alla ricerca di chi, nonostante insomma adesso un po' di tempo è passato, un po' di studi e di ricerche sono stati fatti, però di gente che mi fa scoprire cose nuove, perché sono un po' assetata di quello. A questo punto faccio un'ultima domanda a entrambi, che riguarda un po' la modalità di composizione di questo libro, cioè che tipo di ricerche avete effettivamente fatto per raccontare questi incontri, e poi, visto che approfittiamo della vostra presenza, io direi a questo punto, per consigliarci un incontro da ascoltatori a testa di una cosa nuova o comunque recentemente scoperta che vi ha colpiti, ovviamente una musica, non so, qualcosa, diciamo, un incontro musicale vostro recente che vi ha colpiti. Però prima il libro. Sì. Così nel frattempo ci pensate. Sì, sì, sì. No, io vado subito col libro, ti dico che è stata una grande, è stato molto bello la fase di ricerca, perché abbiamo letto autobiografie, mm-hmm. abbiamo confrontato, quando poi ci sono autobiografie di più protagonisti, ci sono magari delle versioni che possono essere o discordanti o simili, poi ci sono interviste che gli stessi artisti o i produttori o comunque insomma gli altri protagonisti della storia hanno rilasciato negli anni, e
abbiamo dovuto ricostruire proprio questi eventi, cercando di capire poi quale fosse la verità, perché come si dice anche quello che per noi è prima di tutto un nostro maestro, una nostra guida, il nostro mentore, Ezio Guaitamacchi, bisogna ricercare prima di tutto la verità, non c'è niente... Il rock è già un bellissimo film così com'è e quindi non c'è bisogno di romanzarlo, cioè bisogna trovare appunto la verità, e quindi noi attraverso appunto autobiografie, documentari e quant'altro ci siamo arrivati insomma a confezionare, diciamo così, queste 30 storie. E poi sull'incontro che mi ha colpito, voi intendete proprio un incontro, c'è cioè qualche qualcosa che hai ascoltato, esatto, sì. Esatto, sì. Ah, quindi proprio per un prossimo libro. Sì, okay. Però per quanto riguarda loro, ovviamente. Allora, io ti dico, per un prossimo libro in realtà parlerei sempre di incontri storici e qui ti farei un elenco di altri 30, 60, ma mi riduco a qualcosa, a qualche passione, diciamo così, e ti dico Genesis, Clash, Police, ma mi sono venuti in mente tre band così che sono all'interno del libro, ma che sono dei grandi incontri. Mm-hmm. Come grande musica, cioè come musica che di recente mi ha colpito, sì? Per me uno dei più bravi cantautori attualmente in circolazione, che ha già pubblicato comunque un po' di suoi album, è Lucio Corsi. Lui secondo me è uno dei più bravi cantautori adesso di questa nuova generazione, decidete come definirla, però perché lui è rock e cantautore, mescola tanti generi, lui per me, insomma, e se dovessi dire qualcosa che mi ha colpito di recente, lui, Lucio Corsi. Perfetto. Jessica. Sì, è bravissimo. Guarda, dal punto di vista delle ricerche ci siamo lasciati molto liberi a vicenda, nel senso che poi ognuno ha trovato il suo approccio. Io sicuramente quello da cui sono partita è quello che ho sempre fatto generalmente, che è leggere le biografie dei vari artisti, perché trovo che nelle loro autobiografie soprattutto ci siano dei dettagli che difficilmente, facendo delle ricerche magari sul web un po' più generiche, così si trovano. E poi i documentari anche, perché ti danno un punto di vista anche un po', come dire, unisce due arti diverse che comunque ti ispira, quello sicuramente. Dal punto di vista invece degli incontri, io forse non ve ne so dire uno, però se io dovessi pensare a una me molto molto anziana che vuole raccontare le sue memorie, sicuramente racconterei degli incontri che però riguardano me, perché in questi ultimi soprattutto 10 anni, facendo anche un po' questo lavoro, dividendomi tra la parte di scrittura del giornalismo e del, diciamo, della me musicista, ho avuto davvero la fortuna di incrociare le strade di moltissime persone, professionisti e artisti, musicisti, che devo dire che mi hanno arricchito tanto. La mia ultima esperienza negli ultimi anni l'ho fatta con Mauro Ermano Giovanardi dei La Cruz, con il quale appunto ho avuto la fortuna di girare parecchio e di vivere davvero delle bellissime esperienze musicali, per cui se dovessi fare mente locale su degli incontri da raccontare, racconterei quelli che ho fatto io, perché fino ad ora mi fanno sentire davvero molto fortunata. Certo. Mi associo. Prima di salutarvi volevo innanzitutto invitare tutte le persone che vogliono saperne di più, magari seguirvi da qui in poi. Voi siete attivissimi su gemtv.it, quindi se volete potete, oltre a leggerli attraverso le diverse pubblicazioni anche della casa editrice Oepli, sono attivissimi anche su gemtv. Ma sfogliando il libro è impossibile non notare anche il valore della scuola, il valore dell'incontrarsi. Storm Torgerson non è soltanto quello delle copertine fighissime dei Pink Floyd, sì, ma era un compagno di classe di Sid, se non sbaglio, che però era due classi avanti a Gilmore e Waters, che possono fare i grandoni, i mascoloni di quanto vogliono, ma si sono incontrati quando avevano il fiocco del grembiule, quindi...
Non so se in America è proprio il fiocco del grembiule. In Inghilterra. Inghilterra è proprio, scusate, il fiocco del grembiule, però vediamo. Forse il porridge ancora il porridge sulla faccia. Sulla sì. faccia. Però appunto il valore della scuola poi è un comune denominatore, sì. denominatore fortissimo, perché io penso direttamente al legame che ci sta tra gli Egli e le storie tese, sì. creato proprio non in laboratorio, ma forse nel laboratorio di chimica di una scuola milanese. Quindi è molto importante anche questo. Chissà quanto rock ci sarebbe stato senza la scuola certo. pubblica, aggiungo io. Assolutamente. Ma gli stessi Simon e Garfunkel, certo, tra i banchi di scuola, ma penso che sia successo in realtà anche a noi, anche se poi magari sì. qualcuno di noi non ha continuato a studiare, a suonare, eccetera, ma tra i banchi di scuola quanta musica si è sentita, forse a volte anche durante le lezioni. Certo, assolutamente, direi proprio di sì. Quanti prestiti, quanti cassettine, dischi. Quando c'era quello, vabbè, è uguale adesso. Prima di lanciare gli U2, io voglio fare un piccolo spoiler, ma è una trappola più che altro, perché I Will Follow è della la scelta di Leonardo, ma... il capitolo dedicato agli U2, quindi l'incontro che probabilmente sicuramente cita a Will Follow, si chiama La band nata in cucina. Credo di aver messo una tagliola di curiosità a disposizione delle tante orecchie che sono in ascolto. Se volete approfondire il tutto, trovate questo e molto altro in Nice to Rock You, incontri che hanno fatto la storia della musica. Il libro è in giro per presentazioni, è partito sì. da Book City, oggi è a Roma, tra l'altro, stasera. La presentazione di Roma, sì. intendete? Sì, quando... No, siamo... Allora, il 28... Ah, siamo no, è la settimana prossima. La settimana prossima, novembre. Ok, sì, ok. Sì, sì. Quindi, libreria libreria il 28 novembre siamo a Roma, 25 novembre alla Feltrinelli di Genova, 27 novembre all'Atri. Non so, Jessica, se vuoi aggiungere quanti viaggi quindi, giustamente una tournée. Sì, le prime tappe di una piccola tournée, cercheremo di portarlo in giro il più possibile, insomma, per incontrarvi, per l'appunto. Benissimo. Letteralmente. Grazie mille Jessica Testa, Leonardo Foglieri per essere stati con noi. Ovviamente salutiamo anche Ezio Guaitamacchi, l'altro autore di Nice to Rock You, e ascoltiamo la seconda scelta, gli U2. Grazie mille, a presto. Grazie, ciao.